Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Da qualche tempo è attiva una pagina intitolata Bergamo Sei, che raccoglie i modi di dire tipicamente bergamaschi. Sulla pagina è possibile leggere le espressioni in dialetto più utilizzate e divertenti, ma anche vedere come si pronunciano e la loro traduzione in italiano, con tanto di spiegazione. La pagina piace davvero molto, dato che ha quasi 30.000 follower. Chi l'avrebbe mai detto? Persino una lingua intima, quasi personale, come il dialetto bergamasco, può assurgere a rango di idioma internazionale, segno, o meglio frutto, dei tempi dei social. Da qualche tempo è attiva e seguitissima, dato che conta quasi 30.000 follower, una pagina intitolata Bergamo Sei, dedicata ai modi di dire tipicamente bergamaschi, tanto da risultare incomprensibili talvolta persino ad altri lombardi. Bene, queste espressioni idiomatiche non solo sono accompagnate dalla pronuncia trascritta nell'alfabeto fonetico internazionale, ma anche tradotte e spiegate in un perfetto inglese. Facciamo un esempio. Pel de poia. In italiano può essere tradotta con pelle d'oca, anche se il tentativo di rendere nella lingua di Dante tutto il sapore che solo l'idioma orobico sa dare non è totalmente efficace. La definizione recita: è usato quando si vive un'esperienza strana, spaventosa o straordinaria. Come ogni dizionario che si rispetti, c'è un esempio, una sintesi tra le due o meglio tre lingue, quando si scopre che l'Atalanta giocherà contro il Valencia e a Lura c'è ancora speranza to pass the turno. E poi alfioca, che casot, per concludere con un laconico, ma in fondo fatalista, l'endaccia la quaia. Un'espressione che si potrebbe usare quando, dopo vari tentennamenti, un ragazzo decide di inviare un messaggio alla fanciulla dei suoi sogni e proprio in quel momento compare sui social una foto che la ritrae con il suo nuovo fidanzato. Certo, questa situazione potrebbe far venire alla mente un altro florilegio di espressioni dialettali, ma per quelle lasciamo che sia la vostra fantasia orobica a scatenarsi. Allarme incendio alla storica biblioteca Mai di Città Alta. Intorno alle 23 del 19 dicembre, alcuni passanti hanno chiamato i vigili del fuoco e la polizia locale dopo aver notato del fumo salire dal tetto. Per fortuna si è trattato di un falso allarme. Il fumo non era altro che vapore provocato dalla bassa pressione, illuminato dalle luci della biblioteca. Nessun pericolo per la struttura. Sono partiti i saldi. Per i prossimi due mesi sarà possibile fare acquisti a prezzo scontato in tutti i negozi della provincia. Lunghe code all'assalto dei centri commerciali. Si prevede che ne approfitteranno 4 bergamaschi su 10 per una spesa di circa 324 euro a famiglia. Ma cosa si compra di più in saldo? Sentiamo cosa ci hanno risposto nei negozi. Sono partiti da oggi i saldi, lunghe code all'assalto dei centri commerciali. Due mesi di acquisti a prezzi scontati. Secondo Ascom ci saranno forti ribassi e un nuovo avvio lo augura Confesercenti. La previsione di acquisto è di 4 bergamaschi su 10, in cerca di un affare a prezzo scontato. L'avvio delle svendite nel lungo ponte dell'Epifania rappresenta un incentivo per lo shopping d'occasione. A caccia di saldi? Sì, sì, siamo partiti presto, arriviamo dal Milanese e speriamo di trovare qualche buona occasione. E su 400 euro, 100 euro a testa. Per me le jeans, per le ragazze non so. Giubbini, delle scarpe. No, anche per noi dei giubbini, delle scarpe, qualcosa dell'intimo e vediamo quello che arriva ben venga. La stima nazionale dell'ufficio studi Confcommercio è di 324 euro a famiglia, ovvero 140 euro pro capite, anche se il budget potrebbe contrarsi per gli acquisti scontati effettuati a novembre in occasione del Black Friday. È notevole flusso oggi a Orio Center per la giornata dei saldi. Sì, un notevole flusso oggi, come abbiamo visto già la prima giornata, grande affluenza, molta gente aspettava appunto anche l'acquisto con i saldi, nonostante un periodo di dicembre molto importante, nei nostri 280 negozi. Ovviamente ricordiamo che a Orio Center si può trovare tutto quello che uno cerca in sconti veramente molto importanti che arrivano anche al 70%.
Oddio, non ci siamo fissato dei budget, saranno sui 200 euro. Bisogna fare attenzione, però delle cose buone ci sono. In cima alla lista dei desideri quest'anno ci sono scarpe, maglieria e capispalle. Speriamo di trovare le occasioni giuste e via. Io personalmente un bel paio di scarponcini invernali che li ho un po' consumati. Alcune cose non vengono saldate, magari di maggior desiderio, no, i continuativi no. Stanno andando molto bene, noi abbiamo sconti fino al 50%, ma anche la nuova collezione in negozio che interessa molto. Dal 1 di gennaio i monopattini elettrici sono liberi di circolare in strada come fossero biciclette. Questo vuol dire che si possono guidare senza patente, ma con velocità limitata a 20 km orari. Inoltre possono circolare in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, appunto come le biciclette. Dal 1 di gennaio i monopattini elettrici sono liberi di circolare in strada, come se fossero biciclette senza patente ma con velocità limitata a 20 km orari. Viene così attuata con maggiore chiarezza una parte della strategia voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di micromobilità, appunto come le biciclette. La regola non tutta, non l'ho elegito bene tutto. È paragonabile a una bicicletta? Sì, sì, lei. Quindi non conosce, cioè il campanello ce l'ha lei? Sì, no, ce l'ho il campanello, perché questa non porta il campanello, però la che adesso stanno salendo, la nuova, si porta di tutto. E deve andare a 20 allora? Sì, sì. Quindi non ha ancora letto bene? No, non ho letto bene le regole dell'Eco Bergamo, no. Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale precisa che questa equiparazione è riservata solo ai monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal citato decreto ministeriale del 4 giugno, e cioè in una potenza massima di 0,5 kW e entro i 20 km orari. E in effetti c'è ancora qualche dubbio, ma via via col tempo verranno sempre più regolamentati anche dagli ordini, dal governo, insomma dagli organi di competenza. Quindi sarà una fase un po' di introduttiva che verrà via via risolta. Come sono andate le vendite? Direi molto bene, al punto che adesso siamo nuovamente senza monopattini e sto aspettando una nuova fornitura. I monopattini elettrici ora sono equiparati ufficialmente alle bici. Il decreto ministeriale micromobilità permette la circolazione di questi nuovi veicoli in ambito urbano e sulle normali sedi stradali, appunto come le biciclette. La squadra di pallanuoto Treviglio punta al rilancio della propria attività a partire dai nuovi allenatori. Toni Palazzo per le ragazze della serie B femminile e Giovanni Foresti in campo maschile, sia per la serie C che per gli under 20. I due sono stati giocatori e vantano una grande esperienza su panchine importanti. Sentiamo quali sono i loro obiettivi per questa stagione. Squadre Toni Palazzo per le ragazze della Serie B femminile e Giovanni Foresti in campo maschile sulla panchina della Serie C e della squadra Under 20. I due hanno militato nelle massime categorie come giocatori e vantano una grande esperienza su panchine importanti. L'obiettivo è quello di provare a vedere se riusciamo a vincere questo campionato B ed eventuali playoff. Abbiamo una squadra, ripeto, molto giovane e quindi lavoriamo per questa cosa qua. Ci dobbiamo porre questo obiettivo non tanto per essere sicuri di riuscirci, ma anche per avere la motivazione giusta per poter lavorare. Lavorare sui giovani tutti del posto, giovani comunque che hanno ambizione, che hanno voglia di lavorare, è una cosa che mi piace, che mi intriga, e il loro entusiasmo mi ha coinvolto e ho detto subito di sì. Una scelta che vuole dare una svolta alla società trevigliese con obiettivi ambiziosi. È una società che negli anni pian piano ha sempre avuto una crescita costante, investendo sempre nei nostri giovani allenatori ed atleti. Siamo convinti di essere arrivati a un punto, soprattutto quest'anno, l'anno della svolta, secondo noi l'anno della svolta. Tra gli obiettivi a lunga scadenza, le promozioni da raggiungere nel giro di un paio di anni in A2 per la squadra femminile e in Serie B per quella maschile. La pallanuoto Treviglio è una realtà nata nel 2010 e che oggi vanta 130 tesserati che partecipano a 12 campionati. Il nuovo anno porterà un bel regalo per Bergamo, l'apertura del tratto di pista ciclabile tra l'Aglio e il centro città. Il tratto sarà percorribile sia da bici che da pedoni. Sarà molto utile visto che la strada è molto trafficata e con problemi di asfalto.
Il passo successivo sarà quello di collegare l'aglio a Grumello del Piano per migliorare ancora di più la mobilità. Conta la rovescia per la prima parte della ciclabile Bergamo-L'Aglio. I lavori sono appaltati e ora si deve svuotare e pulire la roggia che costeggia via Moroni Bassa. La nuova pista occuperà infatti parte della stessa roggia e parte del marciapiede e sarà per le bici e per i pedoni. Una boccata d'ossigeno importante per gli appassionati delle due ruote che ora rischiano viaggiando su una strada con dei problemi di asfalto e sfiorati dalle auto. Il cantiere aprirà a febbraio o al massimo a marzo e andrà dalla chiesa di San Tommaso a due passi da Via De Caniana fino alla scuola del villaggio degli Sposi. Poi partiranno gli altri lavori sulla via per Grumello. Qui esiste già una pista ciclopedonale del quartiere e tra gli alberi bella ma purtroppo soltanto a tratti e quindi poco utilizzata. La nuova pista sarà invece sull'altro lato della strada e quindi non dovrebbe collegare i tratti di quella attuale e servirà anche a creare un marciapiede nell'ultimo pezzo fino al cimitero di L'Aglio. Il valore del nuovo progetto è di circa 800.000 euro. Attualmente l'area cittadina è attraversata da una rete ciclabile di oltre 45 km che collega i comuni limitrofi come Torre Boldone e Seriate con il capoluogo. Il nuovo anno si è aperto con giornate di sole, temperature miti e poco vento. Da una parte queste giornate sono state ideali per le feste e il tempo libero, dall'altra però hanno portato alla concentrazione delle polveri sottili nell'aria, causate dall'inquinamento. Per questo nei prossimi giorni ci saranno delle limitazioni alla circolazione delle vetture, in particolare stop ai veicoli a benzina Euro 0 e diesel Euro 4. Giornate di alta pressione con poco vento da un lato hanno garantito a tutti la possibilità di trascorrere le festività di fine anno all'insegna di tempo buono e temperature miti, dall'altro hanno però creato il terreno adatto alla concentrazione di polveri sottili. Il nuovo anno si apre così all'insegna di restrizioni alla circolazione nei comuni dell'area critica. Dal 3 gennaio scattano quindi a Bergamo le limitazioni temporanee di primo livello che entrano in vigore dopo 4 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Stop quindi ai veicoli a benzina Euro 0 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e diesel Euro 0, 1, 2 e 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30, diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30. Per i veicoli commerciali stop agli Euro 0, 1, 2 e 3 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30 e ai motocicli e ciclomotori Euro 1 da lunedì a venerdì escluse le festività dalle 7.30 alle 19.30. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.bergamorespira.it. Dalla classe seconda B dell'Istituto Sacro Cuore di Villa D'Adda è tutto. Vi ringraziamo e restituiamo la linea allo studio. Ciao, sono Simone e oggi ho fatto il cameraman. Ciao, sono Daniele e oggi ho fatto il ciacchista. Saluti dal TG Peschiera!